l'azienda ha disdettato l'appalto di Cofamo, ok? Ci dicono che dal 1° di dicembre Cofamo non avrà più l'appalto Italpizza e tutti i lavoratori, quelli che non sono internalizzati di Evologica e tutti i lavoratori di Cofamo, andranno e passeranno con un cambio d'appalto in questa nuova SPA, una società che si chiama Aviva, ok? Questo è nella facoltà dell'impresa, cambiare un appalto. Noi non possiamo intervenire su questo, noi possiamo intervenire sulle condizioni dei lavoratori. Se quando passo da un'azienda di un tipo, passo di un'altra, io devo mantenere i diritti acquisiti e tutti i lavoratori hanno diritto di passare, chiaro? Nel frattempo sono successe alcune cose. Nella trattativa di ieri, che eravamo a buon punto sulla trattativa, con il passaggio del cambio d'appalto in Aviva a tutti i lavoratori, e dico a tutti i lavoratori di Cofamo e di Evologica che non sono stati internalizzati, andava applicato il contratto della logistica, ok? Poi ieri sera la trattativa è saltata. Noi come sindacato, unitariamente alla CISL e alla UIL, abbiamo deciso di rompere il tavolo di confronto per due ragioni. La prima, noi volevamo e vogliamo garanzie sul trattamento di fine rapporto, il TFR, il licenziamento. Volevamo e vogliamo le garanzie sui ratei maturati e non goduti, ferie, permessi, tredicesima e tutto quanto, che devono essere pagati alle scadenze di legge, cioè gennaio. Noi non abbiamo accettato nessun rateizzo, è chiaro? E questo è il primo motivo del perché abbiamo fatto saltare le trattative ieri. Secondo motivo, ho detto in premessa che avevamo ottenuto il passaggio di tutti i lavoratori alla logistica, come era scritto nell'accordo del 17 di luglio. Il punto che ci ha fatto rompere il tavolo, il secondo punto, è che l'azienda voleva che tutti i lavoratori, a prescindere dal livello che avevano e dalla mansione svolta, passassero al contratto della logistica al sesto livello J, che è il livello più basso. Noi non abbiamo accettato. Se io sono capo reparto, se ho delle mansioni specifiche, io devo andare nel contratto della logistica con il mio livello di inquadramento corretto. Rispetto a quello che era l'accordo che era stato sottoscritto il 17 luglio presso Confindustria, che prevedeva un percorso che con la creazione di commissioni tecniche dovevano essere creati i presupposti per un passaggio dei lavoratori con l'applicazione del contratto ai trasporti e alla logistica, mentre invece l'azienda in un primo momento ha spinto rispetto al contratto dei multiservizi. Noi abbiamo detto da subito, ripeto, anche perché era nel dettato del contratto, dell'accordo che era stato sottoscritto a luglio, che prevedeva il passaggio dei lavoratori nella giusta applicazione contrattuale, che per noi era quella della logistica. Che cosa è successo? È successo che l'azienda ancora una volta si è irrigidita su delle posizioni che non aiutano a fare l'accordo, ponendo delle questioni che non erano mai state poste al tavolo, come il pagamento dilazionato del TFR e la questione riguardante i livelli di inquadramento, e per questa ragione la CGL e CISL e UIL hanno deciso ieri sera alle 8 che non c'erano più le condizioni per poter contrattare. Siamo qui davanti all'azienda a fare questo presidio di sciopero
e vedo che oggi ci sono, diciamo, un numero di persone in più rispetto alle altre volte, e questo ci dà forza. C'è una novità: prima di venire qua ho ricevuto una mail da parte di Dal Pizza dove chiede, appunto, si rende disponibile a riaprire il tavolo di trattativa per continuare la discussione terminata ieri sera, e questo ci dà modo di continuare a trattare. Quindi credo che lo sciopero di lunedì, in qualche modo, probabilmente vedremo cosa fare, ma probabilmente se c'è un'apertura da parte dell'azienda a ritornare al tavolo, cercheremo di vedere quantomeno di portare i risultati che i lavoratori si attendono.